In questo video presento il programma planetario 2022, che è un programma di astronomia scritto in JavaScript e che ho completato nel 2022. Per avviarlo si confermano i dati di questa tabella oppure si cambiano e poi si confermano i cambiamenti. Confermiamo e avviamo. Si vedono i pianeti, i primi sei pianeti, che si muovono intorno al Sole, e precisamente il più vicino è Mercurio, in grigio, poi viene Venere bianco, la Terra verde, Marte rosso, viola Giove e Saturno arancione. Questi pianeti si muovono e sono partiti da una posizione particolare che possiamo adesso far vedere. Fermiamo e azzeriamo. I pianeti in questa posizione si trovano nel giorno 1 gennaio 2000, che è una data fondamentale per gli astronomi, perché tutte le posizioni dei pianeti prima del 2000 e dopo del 2000 si riferiscono a queste posizioni e a questa data. Se io riavvio di nuovo, questi si muovono e la posizione dei pianeti è esattamente quella che viene riportata in questa data. La data scritta qui è la posizione dei pianeti. Se io fermo un istante, la posizione di questi pianeti sono quelle che avevano il 13 giugno del 2000. Avviando ancora, e fermando, le posizioni di questi pianeti sono quelle che avevano il 12 settembre dell'anno 2000. Per farli avvicinare alla nostra data conviene aumentare la velocità. Se mettiamo per esempio 10 di velocità e avviamo, i pianeti si muovono molto più veloci, quelli al centro velocissimi e anche quelli lontani dal Sole si muovono più velocemente. Fermiamo. Se vogliamo vedere la posizione dei pianeti in una certa data, basta scrivere questa data in questa tabella. Per esempio, scriviamo la data di oggi, 13 ottobre del 2024. Confermiamo questi dati, avviamo, fermiamo e imponiamo di vedere i pianeti nella data di oggi. Ecco, i pianeti oggi si trovano in questa posizione. Se stasera guardiamo il cielo, troveremo Giove nella costellazione del Toro. Basta proiettare Giove sul cerchio delle costellazioni dello zodiaco. Per sapere dove si trova stasera Saturno basta proiettarlo dalla Terra e si trova nell'acquario. Dove si troverà stasera Marte? Proiettiamo Marte dalla Terra e si trova nella costellazione dei Gemelli. Dove si trova stasera Venere? Proiettiamo Venere dalla Terra e si trova circa nella costellazione della Bilancia, tra la Bilancia e lo Scorpione. Se vogliamo vedere i pianeti in una data molto particolare, possiamo scrivere qui 21 dicembre del 2020, perché in quella data i pianeti Giove e Saturno si trovavano allineati con la Terra. Difatti, vedo, congiungiamo Terra, Giove e Saturno e si vedevano nella costellazione tra il Capricorno e il Sagittario. Fin qui abbiamo sempre parlato dei primi sei pianeti, ma ce ne sono altri due. Per vederli bisogna cambiare la porzione di planetario visibile, aumentarla, quindi dobbiamo scrivere qui un numero più grande, per esempio 70. E in questo modo vediamo anche Urano e Nettuno. I pianeti vicino al Sole sono diventati molto più piccoli, le loro orbite quasi si confondono, quindi non si vedono bene. Per poterle vedere bene bisogna che noi impiccioliamo
la parte di planetario visibile. Qua scriviamo un numero più basso, per esempio 5. E vediamo i pianeti più vicini al Sole, Mercurio, Venere, Terra e Marte, in maniera molto più chiara che se noi qua ci mettevamo 70, dove venivano quasi sovrapposti. I numeri che appaiono vicino ai nomi dei pianeti in questa colonna a sinistra indicano il numero di rivoluzioni, cioè di giri intorno al Sole, che hanno compiuto i pianeti dal momento in cui sono partiti, che corrispondeva alla data del 1º gennaio del 2000. Per esempio, in questo momento Mercurio ha compiuto già 7 giri, 7 rivoluzioni. La Terra ne ha compiuta una virgola, in questo momento ne ha compiute due. I pianeti più lontani dal Sole invece ancora non hanno compiuto una rivoluzione intera. Giove, Saturno, Urano, Nettuno, per compiere una rivoluzione intera ci mettono tanto tempo. Nettuno ci mette 164 anni, Urano 84, Saturno 29. Giove 11, Marte ci mette circa 2 anni, 1,88 anni. I numeri che appaiono invece in questa colonna di sinistra, vicino ai nomi dei pianeti, rappresentano i valori di questa grandezza che viene chiamata lambda e che rappresenta la longitudine celeste, cioè un angolo che un pianeta forma a partire dall'angolo zero. Questo angolo zero viene posto esattamente in un punto che si chiama gamma, che è l'intersezione dell'eclittica con l'equatore celeste. In questo momento Saturno si sta avvicinando a una longitudine celeste di 90 gradi. Quando arriverà qua sarà di 90 gradi. In questo momento ancora non è 90. Saturno, vedete che difatti ha 81 gradi e ancora non è arrivato a 90. Invece, per esempio, qua Giove ha una longitudine celeste intorno a 120 gradi. Guardiamo qua Giove, difatti c'è a 127 gradi. Quando hanno fatto un giro completo, la longitudine celeste ritorna a zero, perché 360 poi ritorna a zero e ricomincia. Quindi tutti questi numeri che si trovano qua sono compresi fra 0 e 360. Si può cambiare la dimensione del quadro o anche la sua forma, variando i numeri compresi in queste due caselle di testo. Per esempio, se mettiamo 500 e 500, si ha un quadro più piccolo. Nel quale è chiaro che si vedono i pianeti e i loro movimenti in maniera meno precisa, per cui conviene ingrandire piuttosto che impiccolire. Quindi mettiamo per esempio qui 900. E qui mettiamo 600. Il quadro è più grande, le orbite non sono più circolari ma ellittiche perché l'altezza del quadro è diversa dalla larghezza. Volendo si può ancora ingrandire di più, facendo arrivare il quadro ancora a comprendere qua tutto lo schermo. Mettiamo per esempio 1100 qui. Potevamo mettere anche di più, 1200. Ecco, in questa maniera il quadro è più grande e si possono vedere meglio i pianeti che girano intorno al Sole, vicino al Sole e dentro l'orbita di Marte. Vediamo ancora di mettere nel quadro anche
i pianeti più esterni, mettendo un numero più alto in questa casella, mettiamo 70. E vediamo anche Urano e Nettuno. I pianeti si muovono molto lentamente perché i pianeti che sono qua già abbiamo visto che ci mettono anni per fare una rivoluzione completa, quindi conviene che aumentiamo la velocità, mettiamo per esempio la velocità 10, in maniera che si noti il movimento in maniera più evidente. Ecco che adesso questi pianeti si muovono più velocemente e anche le date quindi qui cambiano più velocemente. Già siamo nel 2008, nel 2009. Nel 2011, 2012. Voglio arrivare al 2024, mettiamo 15 qui, così ci arriviamo ancora più velocemente. Vedete, ora già siamo nel 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 ci siamo arrivati, abbiamo superato la nostra data. Se qualcuno ha interesse a usare questo planetario, lo può trovare nel link in giallo riportato sullo schermo.